Ciao a tutti, benvenuti, bentornati sul canale YouTube di Easy Harp. Io sono Paolo De Montis, l'autore di Easy Harp, la tua scuola di armonica blues online sul sito www.easyharp.it. Questo è il canale YouTube di Easy Harp, se non sei già iscritto ti invito a farlo. Oggi ti spiego come imparare a suonare l'armonica diatonica e a improvvisare da subito. Ti sei appena approcciato l'armonica? Armonica diatonica? Magari ti interessa anche imparare a suonare un po' di blues? Beh, insomma, impariamo proprio le basi, in semplicità. Un approccio immediato che ti porterà subito a suonare. Di che cosa hai bisogno? Chiaramente di un'armonica diatonica. Inizia dalla tonalità di Do. Cosa devi imparare a fare da subito? A suonare la scala dell'armonica. Troverai linkati qui sopra tutta una serie di riferimenti con cui potrai andare ad approfondire quello che adesso in sintesi ti indico proprio come linea guida. Allora, la scala dell'armonica si trova completa nell'ottava centrale dal quarto al settimo foro. L'armonica funziona con la respirazione, soffia e aspira. In ogni foro hai almeno due note. Quindi, partendo dal quarto foro, soffia, aspira. Quinto foro, soffia, aspira. Sesto foro, soffia, aspira. Attento, nel settimo foro devi invertire, aspira, soffia. Partendo dal quarto foro, queste sono le note della scala musicale contenuta all'interno dell'armonica. Una scala naturale maggiore, completa, in questo caso in tonalità di Do, e quindi tutte le note che hai suonato saranno Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si e Do. Impara da subito a suonare le note singole. Chiaramente questo significa curare l'imboccatura. Vai a guardarti il video dove ti parlavo dell'imboccatura Puckering. Comunque, tieni la bocca stretta, le labbra in fuori e cerca di appoggiare le labbra attorno al foro attraverso il quale devi suonare. Anche se non sei ancora in grado di suonare correttamente in modo preciso le note singole, beh, io ti invito da subito a scoprire la musicalità del tuo strumento. Cerca di essere il più preciso possibile, ma all'inizio è chiaro, insomma, qualche sbavatura ci sta. Si impara strada facendo. Come si fa a suonare liberamente e quindi, diciamo, a improvvisare con lo strumento da subito? La cosa fondamentale è che tu vada a utilizzare l'armonica nella tonalità giusta assieme a una base di accompagnamento nella tonalità compatibile e corretta. Cosa significa? Armonica in tonalità di Do, base di accompagnamento in tonalità di Do. In questo modo starete suonando nella stessa tonalità. Se invece ti ritrovi tra le mani un'armonica, per esempio, in tonalità di Re, cercherai un accompagnamento, una base di accompagnamento in tonalità di Re. Sul tubo, ovvero YouTube, trovi tantissime basi di accompagnamento su cui provare a suonare da subito. Allora, il mio suggerimento è: fai una ricerca e digita backing track, che sta per base di accompagnamento, C, che sta per Do, la tonalità della tua armonica. In questo caso avrai veramente una lunga lista di risultati. Ma definisci un pochettino meglio la tua ricerca. Backing track C e cerca qualcosa con un tempo rilassato. Non buttarti subito su un tempo rapido, insomma ti troveresti un po' in difficoltà. Quindi aggiungi l'accezione ballad. YouTube ti darà tutta una serie di risultati, insomma, di basi di accompagnamento, quindi compatibili con la tonalità della tua armonica. Io te ne suggerisco uno, che trovi linkato qua sotto in descrizione. È una backing track in tonalità di Do maggiore, tempo super rilassato. Adesso andiamo a sentire come suona. Ok, ho trovato la base sul mio smartphone. Su YouTube si intitola Smooth Jazz Backing Track in C Major, non ti preoccupare del jazz, 60 bpm, una base molto rilassata. Ho collegato il mio telefono a una cassa Bluetooth, quindi insomma con pochi mezzi si riesce per avere un suono un po' più udibile. Adesso faccio play e sentiamo come suona la base, la trovate chiaramente linkata in descrizione.
1, 2, 3, 4. Oh, è partita la musica. Dateci un ascolto, sentite come funziona. Ma è tutto molto orecchiabile. Allora, la cosa divertente è che tutte le note che avete disponibili nell'ottava centrale dell'armonica, tra il quarto e il settimo foro, la scala dell'armonica. Ok, tutto questo è compatibile con la base. Allora, la base, come sentite, è fatta di una progressione di accordi, sentite insomma un'armonia. Ma voi non preoccupatevi, tutte le note che avete a disposizione sull'armonica sono compatibili con la base di accompagnamento, assolutamente tutte. Quindi sforzatevi di suonare le note singole e partite per esempio dalla prima nota, dal do al quarto foro soffiato, e magari muovetevi a tempo, fatevi guidare dal tempo della base, suonate note lunghe, ok? Adesso rimetto dall'inizio la backing track. Fidatevi, iniziate soffiando nel quarto foro e vedete che tutto funziona, e muovetevi inizialmente per esempio in modo ascendente sulla scala e poi in modo discendente e cominciate a sentire il suono delle note. Partite da subito, staccherà il tempo, 4, 1, 2, 3, 4. Sentite, tutte le note funzionano, tutte le note funzionano. Dovete imparare a suonare le note singole nell'ottava centrale, quattro fori, insomma imparate a non perdervi tra il quarto, quinto, sesto, settimo foro. Soffia, aspira, soffia, aspira, soffia, aspira, aspira, soffia, il contrario quando torni indietro. Ma comunque anche se ti sbagli all'inizio, tutte le note funzionano. Impara da subito. Sviluppa il tuo orecchio, la tua musicalità, fidati del tuo strumento. Inizia da subito a suonare questo fantastico strumento.
Bene, questo era il video di oggi, spero vi sia piaciuto, che vi sia utile, se così è stato magari lasciate il vostro like, se non sei già iscritto al canale YouTube di Easy Harp. Beh, iscriviti ora e clicca anche sulla campanellina per ricevere gli aggiornamenti quando pubblicherò un nuovo video. Ti ricordo che puoi seguire Easy Harp anche su altri social, Facebook, Instagram, Telegram e soprattutto se non l'hai già fatto ti invito a visitare Easy Harp 2.0. La tua scuola di armonica blues online sul sito www.easyharp.it, dove trovi una vera e propria scuola di armonica blues con tanti corsi divisi a livelli, dal livello base con accesso gratuito a livelli avanzati, insomma un percorso didattico completo all'apprendimento dell'armonica blues. E ricordate che imparare a suonare l'armonica è facile con Easy Harp. Take it easy, Easy Harp. Ciao, saluto tutti.